Siamo a Pachacamac, vicino Lima. Pachacamac è il sito archeologico più importante della capitale peruviana. È un po' una sorta di Efeso, è un oracolo del mondo preispanico. È un luogo che ha una frequentazione umana ultramillenaria e finisce, diciamo, in epoca Inca, quando ci sta poi, insomma, il momento nel quale crolla l'impero Inca e inizia, diciamo, la dominazione spagnola. Noi siamo qui in questo sito archeologico nel contesto di un progetto di ricerca di supporto all'archeologia e stiamo conducendo una serie di indagini geofisiche con metodologie e tecniche georadar e rilevamenti con diversi sensori veicolati da un drone, in particolare il LIDAR, che dovrà servire, insomma, a filtrare, qui non si vede bene l'immagine, ma c'è anche una parte vegetata di alberi, ma servirà anche a ricostruire e ottenere un modello digitale 3D, diciamo, ad altissima risoluzione. Il LIDAR cos'è? È un sistema basato su dei raggi laser che colpiscono, come dire, incontrano il suolo, ricostruiscono il terreno, quindi otteniamo dei modelli digitali ad altissima risoluzione. E il vantaggio del LIDAR è quello di, da un lato, di penetrare anche all'interno della vegetazione e scoprire un mondo sconosciuto, insomma. Questo, per esempio, lo applichiamo molto in Basilicata, dove abbiamo siti medievali abbandonati, coperti da una densa vegetazione, da boschi, diciamo, pieni di alberi, e quindi questo ci consente di scoprire e diciamo, e anche ricostruire la forma urbana di villaggi medievali. Qui lo stiamo facendo, lavorando sia su aree vegetate che in aree desertiche, ma cercando di insomma, ottenere dei modelli ad altissima risoluzione, per cui anche delle piccole variazioni topografiche, che magari possono sembrare qualcosa di non interessante, in realtà talvolta rivelano la presenza, non so, di una piattaforma, di un terrazzamento. Il georadar invece cos'è? È uno strumento che è basato, diciamo, l'utilizzo, diciamo, di due antenne che emettono delle onde elettromagnetiche a determinate frequenze. C'è un'antenna che quindi acquisisce, un'altra che riceve. Quando queste onde elettromagnetiche a una data frequenza colpiscono, come dire, delle variazioni, delle discontinuità, talvolta legate alla presenza di strutture archeologiche, queste vengono rilevate, per cui, diciamo, si può acquisire anche la profondità di queste strutture che riflettono il segnale, e poi con dei sofisticati sistemi, algoritmi di elaborazione si riesce anche a ottenere dei modelli 3D e quindi delle piante, delle mappe che a volte rivelano in maniera, diciamo, chiara la forma, per cui non so, talvolta anche dal giornale si riesce a capire se si tratta, non so, di una villa, di un isolato urbano, di un fossato, di una strada. Questi lavori che poi stiamo conducendo anche in un altro continente, in realtà poi ci stanno consentendo di sviluppare un approccio, una metodologia che noi vorremmo applicare in altri contesti, in primis nella zona della Murgia, nella zona dei Sassi, nel territorio delle colline materane, dove queste tecnologie possono dare un contributo molto importante, insomma, sia a ricostruire, insomma, i paesaggi antichi, sia a ottenere dei prodotti, dei modelli digitali che serviranno poi anche per la tutela, la conservazione, oltre che naturalmente la fruizione.